Antonio Cargioli. Nicola Zonta, un giovane attaccatore virtuoso, virtuosissimo, medaglia d'argento ai mondiali Under 23. Nicola Piozzo, schiacciatore, nel 2018 alla Coppa Italia 2, nel 2018 a Roma e nel 2018 i giochi del Mediterraneo in Spagna. Sono davvero giocatori blasonati. Questa sarà la nostra bandiera, per cui voglio davvero un applauso ancora più grande. Dore Della Lunga, schiacciatore, devo leggere tutto, il palmarès incredibile. Lo leggi tu, lo leggi tu. Vai. Non gli altri. No, vabbè, vai, vai, guarda qua che roba, lunghissimo. Dai. Allora, un campionato da due, campionati europei juniors, campionati italiani, Champions League. Non ha senso. No, dai che bello, dai, vai. Mondiale per club, un altro campione italiano, un'altra Champions League, una Supercoppa, un altro mondiale per club, una Coppa Italia, un'altra Supercoppa, un altro campionato, una Coppa Italia. Vai, come sei? Sei forte nella squadra, perché ci porta la bandiera della squadra, quindi... Sì, io sto bene, sto meglio, anzi, ho avuto un piccolo problemino. Però fortunatamente sembra che per domenica sia tutto a posto, almeno in partenza. E abbiamo lavorato tanto, tantissimo direi, quindi adesso è ora di vedere a che punto siamo. Abbiamo fatto amichevoli, ma non è mai uguale giocare amichevoli quando sarà il campionato, quindi è ora di vedere a che punto siamo rispetto anche alle altre squadre. Il gruppo com'è? Il gruppo è ottimo, è giovane, a parte me e Fefe forse. No, è un gruppo che lavora tanto e quindi, come diceva Ale, ci sono dei margini, perché quando si lavora comunque poi il risultato in qualche modo arriva. Chiaramente, qui ho sentito tanti proclami ed è giusto farlo. Ci sono tante altre squadre forti come noi, forse qualcuno anche di più in partenza. Noi quello che dobbiamo fare è semplicemente lavorare davvero come stiamo facendo tutti i giorni, dal 22 agosto che abbiamo iniziato all'ultimo giorno che finirà il campionato. E poi tiriamo le somme. Grazie mille. Pasquale Fusco. Saturnino Alessandro nel 2018 alla Coppa Italia. Schiacciatore. Wagner Pereira, eccolo, ciao. Schiacciatore, si vede un po' perché... Fefe Garnica, dov'è? Eccolo, ciao. Ti farei dire qualcosa, dai, voglio di fare un saluto. Tieni il microfono, aspetta. Ma... Sì, ho vinto un altro torneo a Briscola. Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Dai, scherzi a parte, insomma, siete pronti, un bel gruppo, domenica si comincia. Insomma, non sono d'accordo che siamo i più vecchi, che siamo i più sperimentati, esperti. E com'è stato anche quei ragazzi giovani? Insomma, tu sei... I ragazzi giovani sono stanchi, ma no? Voi siete più pronti rispetto ai ragazzi. Prontissimi. Vediamo bocca al lupo anche a te, ovviamente. Grazie. Giorgio Critti, schiacciatore. Alessandro Preti, nel 2013 Giochi del Mediterraneo in Turchia. E Alborghetti Paolo, ritrovato centrale del Danisco. Eccoci qua. Questi sono i ragazzi, non chiamerei altro, abbiamo già sentito il nostro mister, il primo allenatore Alessandro Spanakis, eccolo, e il secondo allenatore Daniele Busi. Sì, no. Allora, Nicola, lo scoutman Bigoni, ci tengo che siano messi. Assolutamente. Se manca ancora qualcuno, chiamate tutto lo staff. Prof, e Arioli, e Marta, possibilmente Doc Mura. Mura.
persone senza le quali non potremmo fare nulla, quindi... assolutamente. Così facciamo un'altra foto, questa è proprio quella ufficialissima con tutti i componenti. Se poi volete farne una anche con il presidente e tutti gli altri, non c'è assolutamente nessun problema, siamo qua. Guardate un po' di qua, un po' di là, perché ci sono anche tutti i cellulari, se no non sapete da che parte guardo. Perfetto, perfetto, grazie mille. Rimanete un secondo perché manca un saluto del presidente onorario Lucio Longhi, che vorrei che desse un saluto a questi ragazzi. Io non ho avuto il modo, volevo ringraziare comunque anche io, Angelo, Nicola e tutti gli sponsor per aver messo a disposizione me e questa città di questa squadra, sperando di ottenere i risultati insomma, che ci siamo detti. E ringrazio anche la tribù, ha detto Crezzi, ma in generale la tribù, perché hanno creato una cosa veramente bella e l'obiettivo anche di quest'anno è riportarli al palazzetto e fargli credere in questo sogno anche loro e vederli numerosi già da domenica. Questo è importante.